Assemblea dei quadri dirigenti FIT CISL, UIL Trasporti e Faisa CISAL sulla riforma dei trasporti e l'affidamento in house dei servizi di trasporto pubblico locale a Tua SPA. Al contrario della FIT CGL che ha proclamato lo sciopero di 4 ore per venerdì 15 settembre nel pomeriggio, le 3 sigle sindacali che si sono riunite a Dragonara sostengono le scelte della Regione Abruzzo e di Camillo D'Alessandro, consigliere regionale delegato ai trasporti e presente all'incontro. Ne spiega le motivazioni Luciano Lizzi della Faisa CISAL. Noi abbiamo voluto riunire tutti i delegati e gli iscritti della Regione Abruzzo proprio per dare ampia informazione sul percorso intrapreso rispetto all'affidamento in house e a quello che sarà il futuro del TPL in Abruzzo, cioè l'offerta che noi potremo dare ai cittadini già a partire dall'anno prossimo. Chiaramente ciò è indirizzato ad ottenere il massimo per il cittadino. Tutte le aree a domanda debole saranno garantite, tutti i lavoratori saranno garantiti proprio dal percorso individuato dalle sigle sindacali unitamente alla Regione. Io voglio rammentare a tutti, e forse qualcuno l'ha dimenticato, che noi già nella precedente legislatura avevamo intrapreso un percorso di fusione e di affidamento in house, percorso che in passato non si è potuto concludere per ragioni politiche e di opportunità. Invece oggi noi con questa giunta regionale abbiamo ritessuto tutte le fila di quel ragionamento e siamo approdati sia alla fusione delle 3 aziende pubbliche, sia all'affidamento in house, sia alla garanzia che i servizi commerciali, quelli che oggi noi stiamo separando, avranno il loro futuro in una società che dovrà reggersi da sola sul mercato, quindi stare sul mercato in concorrenza con i vettori che stanno emergendo. Questo è proprio per evitare che i costi impropri della società commerciali vadano a incidere sui contributi erogati dalla Regione attraverso le tasse pagate dai cittadini. Quindi il cittadino abruzzese avrà la garanzia del servizio pubblico di TPL finanziato con i propri soldi e non vadano dispersi in più rivoli a finanziare altri tipi di attività a mercato. Quindi questo è nel complesso è la riforma che abbiamo messo in piedi. Noi contiamo di raggiungere la fine di questo percorso entro la fine di dicembre. A quel punto noi avremo fatto il meglio possibile per il cittadino abruzzese.